Amici sportivi, amici del calcio apuano, ben ritrovati. 12ª puntata della stagione di C-Live, 12ª turno nei campionati di Serie C. Vince la Massese con un confortante 2-1 contro il Lanciano. Invece brutta sconfitta per la Carrarese sul campo della Sansovino. Andiamo a vedere subito cosa è successo in Serie C1. Ecco i risultati: Ancona Perugia 2-0, Crotone Pescara 1-1, Gallipoli San Benedettese 4-0, Juve Stabia Sorrento 1-1, Lucchese Arezzo è il posticipo, Martina Salernitana 0-2, Massese Lanciano 2-1, Potenza Taranto 2-2, San Giovannese Pistoiese 0-0. Vediamo anche la classifica che vede in testa l'Ancona con 27 punti, Salernitana 26, Crotone 23, Perugia 22, Gallipoli 19, Lanciano e Massese 16, Taranto 15, Sorrento 14, Potenza, Lucchese e Pescara 13, Arezzo 12, Pistoiese e San Giovannese 11, San Benedettese 8, Juve Stabia 7, Martina 5, la Lucchese e l'Arezzo hanno una partita in meno, il Pescara e l'Arezzo sono state penalizzate, il Pescara di un punto, l'Arezzo di 3. Vediamo anche i risultati e le classifiche della Serie C2, Girone B, sempre con il contributo della grafica. Cuoio Pelli Viareggio 0-0, Giulianova Bassano 0-0, Gubbio Spal 1-2, Portogruaro Teramo 2-3, Prato Poggibonsi 2-1, Reggiana San Marino 1-1, Rovigo Bellaria 2-3, Sansovino Carrarese 3-0, Viterbese Castelnuovo si gioca lunedì. Vediamo anche la classifica: Bassano 25, Portogruaro 24, Reggiana 23, Spal e San Marino 22, Carrarese 19, Viareggio 18, Bellaria e Poggibonsi 17, Teramo e Rovigo 15, Sansovino 13, Cuoio Cappiano e Prato 11, Gubbio 9, Castelnuovo Giulianova 7, Viterbese 4 punti. Dunque queste sono le situazioni nei gironi che seguiamo ogni settimana. Tra poco, dopo la pubblicità, ci ritroviamo in studio per andare a vedere le immagini delle gare delle due squadre apuane. Restate con noi. The Concert. Nuova Citroën C-Cross. Trasforma la tua strada. Immaginate tutto quello che Citroën può fare per voi. La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, convenzionato Decra Italia, via Zara 810, Marina di Massa, telefono 0585 86 81 96, aperto anche il sabato mattina. A pochi metri dal centro di Marina di Massa, Calcetto il Lago, tre campi di ultima generazione per il gioco a 5. Per una semplice partita tra amici, un importante torneo o per gustare in compagnia una delle squisite pizze del nostro punto ristoro, vieni a trovarci in via Pontremoli 42, Calcetto il Lago, infoline 0585 86 93 68. Devi organizzare una festa? Solo alla Cartaria Tutto Party trovi la più ampia gamma di prodotti per rendere indimenticabili le tue ricorrenze. Palloncini, tovaglie, festoni, bicchieri, candele, piatti e molto molto altro ancora a prezzi convenientissimi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo in via Angelini 9 a Massa. The Concert.
Di nuovo in studio per vedere le immagini della Massese, una Massese che in rimonta ha battuto il Lanciano, un ottimo secondo tempo dei ragazzi di Giannini che sono riusciti a recuperare la rete di svantaggio dopo il rigore realizzato nel primo tempo da Bonvissuto. I bianconeri avevano centrato in precedenza anche un palo, poi nella ripresa è arrivata la rete di Bonatti e quella successiva dell'ottimo argentino Carrara. Poi nel finale è stato espulso Sciarrone per perdita di tempo, doppia ammonizione, ma i bianconeri non hanno sofferto. Dunque andiamo a vedere tutte le emozioni dello stadio dei quattro olimpionici azzurri nel servizio realizzato dalla nostra redazione con le immagini di Fabio Ricci. The concert. La Massese raccoglie il quinto risultato utile consecutivo contro un Lanciano remissivo. Moriero sale a Carrara senza lo squalificato vitale e l'infortunato Bolic. In avanti spazia l'unica punta Alberti, supportata dalle tre mezze punte Bonvissuto, Lauria e Pintori. Assenze pesanti anche tra i bianconeri. Giannini deve fare a meno degli squalificati Artistico e Daguragà, dunque spazio in difesa a Binchi, in attacco il principe rispolvera Melara, finito in panchina nelle ultime settimane, per far coppia con il brasiliano Renan Pippi. Nei primi minuti le squadre si studiano senza farsi troppo male. All'ottavo Pippi soffia palla ad un giocatore rossonero, punta all'area ospite e serve sulla destra Melara, che appena entrato in area calcia alto. La Massese cresce. Al quindicesimo Pippi controlla una palla vagante in area di rigore, appoggia sulla destra a Cangi che, lasciato colpevolmente libero, con un diagonale raso terra centra il palo a Farelli battuto. Alla prima occasione il Lanciano passa in vantaggio. Al ventesimo Lauria pesca con un passaggio raso terra calibrato Bonvissuto che viene atterrato da Sciarrone. L'arbitro Tidona concede il rigore e ammonisce l'estremo difensore massese. Dal dischetto va lo stesso Bonvissuto che trasforma spiazzando Sciarrone. La Massese accusa il colpo, i bianconeri abbozzano una reazione al ventitreesimo con un tiro dal limite di Carrara, fuori di poco. Il Lanciano crea una buona occasione al venticinquesimo, azione sulla destra di Alberti, cross al retrato per Lauria che calcia debolmente. Nella ripresa la Massese rientra in campo con il piglio giusto, Moriero toglie Pintori ed inserisce l'ex Silvestri. Al quattordicesimo i bianconeri pareggiano, punizione da sinistra di Guglieri, palla centro area per Bonatti che con l'interno sinistro mette in rete, battuto Farelli. Per il capitano della Massese è la seconda rete in questo campionato. La squadra di Giannini sull'onda dell'entusiasmo insiste, il Lanciano è costretto sulla difensiva. Al quindicesimo Pippi calcia dal limite, Farelli respinge corto e Bongiovanni per un soffio non riesce a ribadire in rete. Rete che arriva al ventiquattresimo, Pippi difende un buon pallone al centro dell'area di rigore, appoggia per Musacci che calcia, conclusione respinta da un difensore verso Carrara che trova l'angolo alla destra di Farelli e realizza la prima rete in maglia bianconera. Al ventinovesimo la Massese resta in 10, Sciarrone rallenta troppo la ripresa del gioco e viene ammonito per la seconda volta. Giannini fa così entrare il secondo portiere Pierini al posto di Melara. Tuttavia la Massese crea altre occasioni. Carrara si rende pericoloso al trentunesimo con un gran tiro alzato sopra la traversa da Farelli. Il Lanciano ci prova con poca convinzione. Al trentanovesimo Vincenti crossa per Alberti che di testa mette sul fondo. Nella finale al quarantottesimo Campisi prova a rendersi pericoloso con un tiro dal limite ma Farelli blocca. La Massese contiene senza affanno la sterile pressione degli ospiti e porta a casa 3 meritati punti. The concert. Nel dopo partita Umberto Meruzzi ha ascoltato le impressioni dei giocatori della Massese e del Lanciano, dunque guardiamo le interviste. The concert. Mister, dopo 4 partite senza subire gol, la Massese ha subito gol, è andata sotto. Su rigore ovviamente ha subito gol, però ha ribaltato il risultato anche in inferiorità numerica, quindi una squadra che ha tirato fuori veramente gli attributi oggi. Sì, non solo oggi, questa è una squadra che ha personalità, che ha carattere, ha dimostrato già altre volte, non sono stato certo io a portarlo, loro ce l'hanno innata questa caratteristica ed è un bene perché poi quando le partite si mettono in un certo modo serve anche quella, serve soprattutto quella, il cuore, la voglia di andarla a riprendere e oggi, soprattutto nel secondo tempo, c'è stato questo desiderio, questa voglia.
Gara difficile, un Lanciano diciamo così sparagnino ma efficace nel primo tempo, poi il cuore della Massese nella ripresa. Una notazione per un singolo, io direi oggi Pippi è stato immenso. Sì, non solo lui, ha giocato una grande partita, si sacrifica già da diverse domeniche, anche quando non fa gol è uno che comunque ci mette tutto e quindi merita il rispetto di tutti, soprattutto mio, ma credo di tutti i tifosi, ma non solo lui, anche gli altri hanno fatto una grande partita. Io credo che dire Lanciano, con tutto il rispetto, è venuto qui, ha cercato un po' di metterci in difficoltà, però non ha creato tantissime occasioni, credo solo un tiro e oltre il rigore. E la nostra squadra ha giocato invece una partita accorta, una partita attenta nel primo tempo e più aggressiva, più veloce nella ripresa. E quindi secondo me è stata una vittoria meritata della Massese. Allora, usando un neologismo abbastanza cacofonico, ma insomma, che è in voga, domenica prossima partitona a Taranto. Sì, abbiamo adesso, i ragazzi riposeranno due giorni, perché è giusto che sia così, una settimana così bella, importante, sia sotto il profilo dei risultati, sia sotto anche il profilo dello sforzo, è giusto che così debbano avere un giorno in più di riposo. Dopodiché prepariamo questa partita, una partita bella da giocare, perché andiamo in un campo importante, contro una squadra importante, e però noi come sempre andiamo lì e vediamo che cosa sappiamo fare contro grandi avversari. Francesco Moriero, allenatore del Lanciano, che era venuto almeno apparentemente a Massa per portare via un punto, purtroppo è incappata in una Massese, credo, volitiva e decisa, che ha ribaltato il risultato. Sì, diciamo che il Lanciano oggi non è proprio arrivato a Massa, ecco. Non abbiamo proprio giocato, abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio, abbiamo avuto un'altra occasione e poi è finita, ecco. Diciamo dall'altra parte c'era una squadra che non ci stava a perdere, ha reagito, messa bene in campo dal mio amico il Principe, per cui ha meritato questa vittoria. No, assolutamente, anche perché durante la settimana noi proviamo e riproviamo, ecco. Secondo tempo ho dovuto cambiare mettendo Silvestri più arretrato, perché non giocavamo la palla e facevamo fatica a gestire la palla, e ho cercato di mettere Silvestri, abbiamo subito il gol e poi è stato tutto difficile. Francesco Cangi, oggi hai giocato un po' di meno, però il tuo apporto sulla fascia destra è stato decisivo sia in fase di attacco che in fase difensiva. Sì, è andata bene, siamo riusciti a vincere questa partita che per noi era determinante per riuscire a capire il cammino che dobbiamo fare in questo campionato. È andata tutto bene, abbiamo fatto 3 partite in 7 giorni, quindi anche la sostituzione è stata giusta, poi il mister ha visto bene, chi è entrato ha fatto bene, questo dimostra che siamo un bel gruppo e chiunque gioca può fare bene alla squadra e i risultati si stanno vedendo. Adesso la classifica comincia a diventare, diciamo così, interessante. Sì, sinceramente non l'ho vista, però penso che 16 punti siano buoni. Speriamo di continuare così, perché ora abbiamo 2-3 trasferte difficili e quindi i punti che abbiamo fatto fino adesso serviranno. Importante riuscire a girare a dicembre a 23, 25, 22 sarebbe già un buon risultato. Speriamo che questo accada. Matteo Bonatti alla seconda segnatura stagionale, sei sulla strada per diventare quello che era lo scorso anno Cangi, il difensore goleador. Ma i gol quando vengono è una cosa in più per noi difensori, perché il nostro mestiere è cercare di non farli fare agli altri. E niente, una gioia in più per me quando faccio gol, però mi dispiace oggi aver subito quel rigore, perché è l'unica disattenzione nostra, e mi dispiace per l'imbattibilità di Sciarrone. Però va bene, l'importante era vincere, ci siamo riusciti, con gol mio e di Daniel Carrara, che non siamo proprio del mestiere goleatore, va bene così. Si chiude qui la seconda parte di C-Live, tra poco, dopo la pubblicità, ci ritroviamo in studio per analizzare la sconfitta della Carrarese contro la Sansovino. Restate con noi! The Concert. Dal 1963 in via Angelini a Massa, cartoleria La Cartaria. Cartoleria, cancelleria, tutto per la scuola e per l'ufficio.
La Cartaria è anche hobby e creatività, con un intero reparto dedicato agli artisti e agli amanti del decoupage. E se devi organizzare una festa, entra in La Cartaria Tutto Party. Non esitare, vieni a trovarci. La Cartaria, l'unica, ti aspetta in via Angelini 5, a Massa. Il vero full service per la tua auto? Concessionaria Citroen Fratelli Nani, via Oliveti 53, località Stadio a Massa. Nuovo, usato, officine e carrozzeria, tutto per la cura della tua auto. Infoline 0585 83 10 78. The Concert. Ben ritrovati amici sportivi di nuovo in studio per analizzare la gara della Carrarese, una Carrarese che ha subito la quinta sconfitta stagionale sul campo della Sansovino, un risultato negativo per gli azzurri che pure avevano avuto qualche occasione all'inizio di gara, poi soprattutto dopo la rete del vantaggio della Sansovino si sono un po' persi nella ripresa. Hanno veramente concesso troppo campo alla squadra arancio-blu che ha raddoppiato e poi triplicato le proprie marcature. Quindi una sconfitta pesante da dimenticare immediatamente. Domenica arriva la Viterbese, quindi c'è subito da riportarsi alla vittoria. Una Carrarese che però non deve dannarsi più di tanto. È stata un'occasione sprecata quella di non aver fatto punti a Sansovino contro la Sansovino, perché tutte le squadre davanti hanno rallentato in questo turno. Quindi la situazione rimane pressoché immutata in classifica. Ma vediamo il servizio realizzato dalla nostra redazione. The Concert. Finisce con un rotondo 3-0 il derby tra Sansovino e Carrarese a favore dei padroni di casa, che si dimostrano superiori rispetto ai marmiferi per condizione fisica e determinazione. Fiorucci ha Olivieri squalificato e lo sostituisce arretrando Rodio sulla linea dei difensori ed inserendo a centrocampo come esterno di sinistra Andriani. Per il resto è la solita Sansovino in formato 4-4-2, dove spicca oltre al solito Perrone anche Quinto in crescita in cabina di regia. Beoni, grande ex dell'incontro, accolto all'ingresso in campo degli applausi del pubblico savinese, ha diversi problemi di formazione, fuori per squalifica Concas e Del Nero, con Morelli che si aggiunge alla lista degli infortunati, le scelte sono in pratica obbligate. I primi minuti sono di studio per entrambe le formazioni, sono comunque gli ospiti a rompere il ghiaccio al 12° con Mussi servito in verticale da Biggi ad impegnare Saviano. La partita è giocata a viso aperto, Perrone serve sul filo del fuorigioco Nolè al 18°, il capitano è bravo ad inserirsi, calciare un bel diagonale che si perde di pochi centimetri sul fondo. La Carrarese risponde al 21°, con una bella azione nata da uno scambio tra Mussi e Zaniolo. Il numero 9 giallo-blu crossa per Biggi, che ha postato sul secondo palo, in corna di poco alto sopra la traversa. Come spesso accade nel calcio, al gol mancato si succede un gol subito, ed accade anche in questa circostanza. Passano appena 60 secondi che sulla ripartenza della Sansovino il neo entrato Pacciarini crossa dalla sinistra. La difesa ospite resta a guardare ed un liberissimo Perrone è pronto a battere al volo di potenza senza lasciare scampo a Rubini. 1-0 per la Sansovino. Gli ospiti sembrano accusare più della Sansovino l'impegno infrasettimanale di giovedì e non riescono a reagire come ci si aspetterebbe allo svantaggio. Nella ripresa ci si aspetta una reazione degli uomini di Beone ed è invece la Sansovino a chiudere la partita nei primi minuti. Andriani al 6° taglia dalla destra per Nolè, che è bravo a battere Rubini in uscita. In pratica la partita termina qui. Al 15° la Sansovino trova la terza rete. Lancio per Perrone che crossa sul secondo palo per Garba che di testa mette in rete. Rubini battuto per la terza volta. Finisce così, non accade più altro nella restante mezz'ora di gara. Brutta sconfitta per la Carrarese. The Concert. Nel post partita di Sansovino Carrarese, Luca Barghini ha realizzato le interviste ai giocatori azzurri. Sentiamole. The Concert. Mister, non ritorna mano a Sansovino dove negli anni passati ha dispensato perle di gran calcio. Vabbè, non posso nascondere che ci tenevo, così non è stato, evidentemente non sono stato capace di trasmettere la mia volontà, la mia determinazione di voler fare una buona partita alla squadra e purtroppo abbiamo giocato una brutta gara.
Comunque sia, bisogna dire che sicuramente una sconfitta magari figlia della prestazione col Castellano, dove quell'arbitro Pagano Tronanza ci ha lasciato praticamente, ci ha fatto faticare tantissimo con le espulsioni di domenica di giovedì scorso. Ma come diceva i tuoi colleghi, sicuramente possono avere influito queste cose, per cui la fatica psicologica e fisica spesa giovedì, ma più vero che rimaniamo nel campo degli alibi, delle scuse, e non mi piace trovarne più di tante. Per cui sono alibi ma non sono giustificazioni. Il dato di fatto è che abbiamo fatto una brutta prestazione, non abbiamo sicuramente interpretato bene la gara e il risultato ne è lo specchio fedele. Mentre Sassovino alla grande, specie nel secondo tempo con questi Nole, Garbo e Perrone, veramente grandi giocatori. Non lo conosce bene, no? Ma conosco bene tutti, perché essendo di queste zone, voglio dirli, conosco bene, lo sapevamo, ne eravamo anche a conoscenza, ne eravamo pronti, ma purtroppo non siamo stati capaci di bloccare, di mettere in atto quello che abbiamo sempre fatto, per cui le nostre caratteristiche sono state sempre quelle di giocare in pressione, di giocare nel contenimento e nelle ripartenze, e oggi non ci siamo riusciti e ne è venuto fuori questo tipo di prestazione. E questo è un campionato che nessuno avversario da sottovalutare, tantomeno per noi, che sapete bene che dobbiamo domenica per domenica cercare di guadagnarsi la pagnotta. Per cui dobbiamo sicuramente ricaricare le pile dopo una sconfitta di questo tipo, ma la squadra ha saputo dimostrare altre volte di avere carattere, di avere determinazione, e ora dobbiamo essere bravi a rialzare velocemente la testa. No, abbiamo sbagliato l'approccio, abbiamo sbagliato tutto, perché cosa c'è da dire? Abbiamo sbagliato tutto, non eravamo determinati, forse anche un po' stanchi, per l'amor di Dio, però abbiamo sbagliato sicuramente l'approccio. Ecco, magari un po' un arbitraggio discutibile nel primo tempo, qualche punizione fischiata qua e là che... e le ammonizioni che continuano a penalizzarci, purtroppo. Non so, noi ci hanno picchiato e abbiamo quattro ammoniti o cinque noi, e forse loro zero, credo. Su Zaniolo due calci e una gomitata senza pallone, e abbiamo preso ammonizioni noi. Un altro gomitato a me nel muso e l'abito mi ha detto di non fare circo. Non so, cioè, nel senso, non è che è colpa dell'abito, però sicuramente noi non ci ha fatto giocare sicuramente. Perché... Ecco, ora arriva la Viterbese, squadra ultima in classifica, però vietato calo di tensione a questo punto. Arriva la Viterbese, ma il calo di tensione spero sia come hai detto te, dovuto alla stanchezza di giovedì, però calo di tensione sicuramente non ne avremo, sappiamo che è una partita importante, ci può far ripartire dopo una battuta d'arresto che ci può stare. Igor, allora, come tutti i compagni, una sconfitta che purtroppo è derivata da quella prestazione di giovedì in cui abbiamo lottato tutto, oggi magari un po' di stanchezza da sentire. Sicuramente sì, eravamo scarichi più a livello psicologico che fisico, perché abbiamo speso tanto mentalmente, oggi come abbiamo preso gol ci siamo sciolti, era un preventivo, l'importante è non mollare, ripartiamo da Viterbese, non dimentichiamo abbiamo tre partite in casa e due fuori, per cui c'è ancora tanto da fare e ampio margine di miglioramento della nostra classifica. Ecco, mi diceva Damiano che hai preso un po' di calci quest'oggi, mentre l'abito è un po' penalizzato un po' in certe situazioni. Sì, vabbè, ormai dagli arbitri non parliamo più, già domenica abbiamo visto, oggi lasciamo giudicare a voi, comunque sicuramente la sconfitta è derivata dalla prestazione di tre giorni fa. Sicuramente. Ecco, arriva la Viterbese ora, avversario messo male in classifica, ma non bisogna sottovalutarlo. No, sottovalutare no, però Cardese ha bisogno di punti e bisogna ripartire per forza, dopo questo scivolone bisogna ripartire, perché i playoff sono ampiamente alla nostra portata. The concert. Analizziamo la gara della Carrarese. Luca Bardini ha ascoltato nel dopopartita il giornalista della Nazione Pulsetti. The concert. Ma in realtà il Sansovino nelle ultime tre partite ha giocato molto bene, era in crescendo, era in debito di risultati, anche Reggio Emilia ha fatto un grandissimo primo tempo, ha preso quattro gol su gravi disattenzioni. Ha fatto tre gol, non è riuscita a pareggiare all'ultimo minuto, a Teramo ha fatto una buona partita, quindi era in crescendo nei giocatori, nei singoli, nella difesa, ha accorciato il baricentro della squadra, ha protetto più la difesa, infatti di fatto i Parisi, che poi è uscito, stanno giocando molto bene, Quinto è cresciuto Nolè e è cresciuta la squadra, poi c'ha un Perrone in più e un Garba in più davanti. Sicuramente, mentre la Carrarese oggi opaca, ha risentito la prova di Castellano.
nuovo e oggi veramente si è visto molto poco. La Carrarese sotto ritmo, pochi cambi di marcia, involuta, non ha giocato senza palla. Quindi praticamente ha sofferto il pressing della Sansovino, che aveva fame di risultato. Bene, si chiude qui la parte di C-Live dedicata alle partite. Adesso andiamo a vedere il prossimo turno. Andiamo a vedere il prossimo turno, giornata numero 13 nei campionati di Serie C. In C1, il girone B, ecco le partite: Arezzo-Crotone, Gallipoli-Potenza, Lanciano-San Giovannese, Perugia-Lucchese, Pistoiese-Pescara, Salernitana-Ancona, San Benedettese-Juve Stabia, Sorrento-Martina e Taranto-Massese. Dunque impegno difficile per i bianconeri, una trasferta lunga a Taranto, però la Massese è in salute, vedremo se riuscirà ad ottenere il sesto risultato utile consecutivo. Per la Carrarese invece nel suo girone impegno con la Viterbese, vediamo quali sono le altre gare del girone B della Serie C2: Bassano-Reggiana, Bellaria-Quaiopelli, Carrarese-Viterbese, Castelnuovo-Portogruaro, Poggibonsi-Gubbio, San Marino-Prato, Spal-Giulianova, Teramo-Rovigo e Viareggio-Sansovino. Dunque c'è un'altra possibilità per gli azzurri per rientrare, per accorciare la classifica rispetto alle squadre che la precedono, perché Bassano e Reggiana si affrontano, quindi altro scontro diretto. La Carrarese ha un impegno sulla carta facile contro l'ultima in classifica, la Viterbese. Il Castelnuovo ospita il Portogruaro, quindi trasferta difficile per il Portogruaro, mentre il San Marino gioca con il Prato, che però nelle ultime settimane sembra aver trovato la via giusta per la ripresa, ottenendo due vittorie nelle ultime due partite, mentre la Spalla ha un impegno casalingo contro il Giulianova, un impegno tutto sommato alla portata della squadra allenata da Buglio. Dunque questi saranno i temi che ovviamente andremo a trattare lunedì prossimo nella puntata numero 13 di C-Live. Io ringrazio Luca Capua in regia, Elena Ferrarini al coordinamento, Umberto Meruzzi, Luca Bardini e Fabio Ricci per i servizi in esterna. Siamo giunti veramente in conclusione, ci lasciamo come al solito con le immagini delle reti, con il commento originale dei nostri telecronisti. L'appuntamento, come già detto, è per la prossima settimana, sempre qui dalle 16 su apoanews.net. Arrivederci e grazie. The concert. Ora buon vissuto contro Carlo Sciarrone, piazza la palla ed è gol, ed è gol, ed è gol. Buon vissuto segna il primo gol della gara per il Lanciano. Situazione. Guglieri col suo sinistro morbido sul secondo palo, c'è Volatti ed è gol, ed è gol, ed è gol. Matteo Volatti. Massese 1, Lanciano 1. Saranno sicuramente molto stanchi. Ancora Bongiovanni, il suo sinistro in mezzo. Difende un gran pallone Pippi difende il pallone, lo serve all'indietro per Musacci, tiro di Musacci, respinto a Silvestri, ed è gol Daniel Alejandro e Loco Carrara. Massese 2, Lanciano 1. Molto bravo davvero, un uomo che Beoni stima tantissimo. Attenzione il cross, Garba, pericolo, pallone, rete la Sansovino. Perrone, gol della Sansovino. In avanti, Garba, Fusco, bravo qui. Andriani. Non è. Paciarini. Moracci, Paciarini ancora. Cross lungo per Perrone, buona la palla. Garba rete, 3-0. Trasformando in una disfatta oggi.